Siamo a Tropea, Baia Fornicoli, intervistiamo il campione italiano Danilo Fornia di... Scordia, Danilo Scordia. Di che sport? Di flyboard. Flyboard è uno sport nuovo, è acrobatico e questo ragazzo ha una forza incredibile. L'abbiamo visto nel video che abbiamo fatto precedentemente che poi posteremo. Raccontaci qualcosa di questo sport. Ma è uno sport abbastanza nuovo, recente, nato da circa 5 anni in Francia. E praticamente attraverso la propulsione di una moto d'acqua si riesce a volare grazie ad una tavola collegata alla moto appunto tramite un tubo. E diventerà sport olimpico questo? Probabilmente, speriamo di poterlo lanciare a tutti gli effetti. Quante persone seguono adesso questo sport? Ma è molto seguito e le persone sono anche molto invogliate a provarlo e devo dire che sta diventando un vero e proprio sport. E la pericolosità dello sport esiste oppure ci sono delle norme di sicurezza? Quando si ha il giubbottino salvagente adeguato, anche se si cade in acqua, si può prendere uno schiaffo, ma niente di grave. Certo. Le altezze che tu hai raggiunto in queste esibizioni? 10 metri. Anche forse qualcosa in più, 15-16 metri. Caspita, vuoi dire qualche cosa ai nostri telespettatori? Ma venite a trovarci, venite a provarlo, così vediamo. Voi siete qua a Tropea, giusto? Noi siamo qui a Tropea, alla spiaggia di Formicoli, il noleggio nautico Sea Passion Flyboard Club. Perfetto, poi avete un sito internet voi? Abbiamo il sito internet www.seapassion.eu. E c'è la pagina del flyboard direttamente sul sito. Perfetto, ti ringraziamo tanto e grazie, ti auguriamo successo e campionati, se diventa sport olimpico che diventi campione olimpico. Speriamo. Ciao, grazie. Ciao. Che bravo! Flyboard, sport acquatici, questo è il campione italiano Danilo.